lucciole della notte, compresi i politici che rubano. Perché vogliamo essere potuti lì? E infatti prosegue dopo l'apostolo dicendo: Gesù Cristo è morto per salvare tutti, perché è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati. Ma io vi chiedo, fratelli, quanti cristiani hanno questa visione nel loro cuore? E quanti soprattutto si adoperano perché questo avvenga? Il cristiano non è colui che gode un bene, è colui che lo dona. Il cristiano è colui, dice San Giovanni, che ha riconosciuto l'amore di Gesù Cristo e vi ha creduto, vi ha aderito, l'ha accolto e vi ha quindi aderito per la fede e lo annuncia. Il cristiano si riconosce da come annuncia il Vangelo, da come comunica la grazia di Gesù Cristo agli altri peccatori col suo amore. Il cristiano si riconosce dallo spirito che ha. San Paolo scrive nella lettera ai Romani queste parole dicendo: tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Chi non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. Ma questo non per giudicare qualcuno, ma per darci dei punti di riferimento, perché noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi una visione di quello che è innanzitutto il dono di Dio e in secondo luogo la visione per sapere dove stiamo andando e dove dobbiamo arrivare. Dobbiamo avere una visione. Ora, noi abbiamo un problema fondamentale, fratelli, che quando siamo stati battezzati i nostri genitori e padrini hanno fatto la professione di fede per noi. Ma noi quando l'abbiamo fatta? Tanti della vita non hanno mai dato la loro adesione personale a Gesù. Tanti non hanno mai dato la propria esistenza a Gesù, non l'hanno mai incontrato personalmente. E questo è il tempo, al di là di tutto quello che sta avvenendo, è il tempo in cui il Signore vuole che tutti lo incontrino, che tutti lo conoscano e che tutti aderiscano a Lui. Ma non tutti aderiranno, aderisci tu, apriti tu a Gesù. Ma devi aderire con coscienza, con generosità, non ti fare per Lui, ma devi essere coinvolto nel suo progetto, devi essere coinvolto nella sua grazia. E quindi è arrivato il tempo in cui tutti dobbiamo dare la nostra adesione a Gesù Cristo. Ogni cristiano prima di tutto deve incontrare Gesù e rispondere a questa chiamata e lasciarsi quindi giustificare dal peccato e lasciarsi battezzare nello Spirito Santo. Sono tappe che fanno parte della iniziazione cristiana. L'effusione dello Spirito Santo fa parte della iniziazione cristiana. Quando San Paolo andò ad Efeso e incontrò 12 discepoli, chiese loro: ma voi avete ricevuto lo Spirito Santo? E gli rispose: non sappiamo neanche che esista. Ma che battesimo avete ricevuto quando veniste alla fede? E gli fu risposto: il battesimo di Giovanni. E allora San Paolo con molta pazienza spiegò a questi 12 discepoli che Giovanni aveva battezzato con l'acqua e aveva ministrato un battesimo di penitenza, ma aveva annunciato che dopo di lui sarebbe venuto un altro. E annunciò Gesù e questi credettero in Gesù Cristo, aderirono a Gesù Cristo. E allora l'apostolo impose loro le mani ed essi furono battezzati nello Spirito Santo. È l'iniziazione cristiana. Quindi il Signore oggi non ci giudica, dice: tu non hai lo Spirito. No, Gesù non è venuto per giudicare e condannare, non è venuto a dire al mondo tu sei corrotto, è venuto invece a portare il dono di Dio. Allora noi fratelli ci facciamo una domanda: chi è Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Prima di tutto, chi è? Un giorno Gesù chiese ai suoi discepoli, troviamo in Matteo 16, 15, la gente chi dice che io sia? E qualcuno risponde: tu sei uno dei profeti. Qualcuno dice che tu sei il re di vivo Elia, quell'Elia che risuscitava i morti, tu sei un grande profeta.
Qualcuno dice: no, se rivivo Giovanni Battista, ma voi chi dite che io sia? E Pietro gli risponde: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu sei il figlio di Dio. E Gesù a lui: beato te Simone, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Cioè tu non hai afferrato questo perché sei intelligente, hai studiato le scritture, ma ti ha rivelato il Padre mio che è nei cieli. E in un altro passo Gesù dice chiaro: nessuno viene a me se non è mosso dal Padre mio. Cioè Dio che ti rivela suo figlio, perché Gesù è la rivelazione di Dio, è Dio rivelato, è Dio che si manifesta. Voi vedete per esempio nel Vangelo di Giovanni: in principio era la parola, si può un po' togliere, rimbombo, grazie. In principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Cioè quel Dio invisibile che gli uomini non conoscevano, se non in parte, di riflesso, quel Dio ha voluto rivelare se stesso come realmente è, e l'ha fatto in un modo visibile. Ecco perché San Giovanni nella prima lettera dice: quel che noi abbiamo toccato, quel che i nostri occhi hanno visto, cioè il verbo della vita, perché la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. Fino a Gesù si predicava: ama il tuo amico e odia il tuo nemico, perché Dio voleva bene agli amici e odiava i suoi nemici. Viene un po' quest'uomo di Galilea, si mette a predicare: amate i vostri nemici, anche le suocere. Se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, porgi anche l'altra. Se uno ti vuol condurre in giudizio per toglierti la tunica, dagli anche il mantello. Si racconta nella storia dei padri del deserto che una volta c'era uno di questi monaci che si manteneva facendo ceste di vimini, e quindi lui una volta all'anno andava al mercato, vendeva i cesti, con quello si manteneva per il resto dell'anno. Ma un bel giorno, quando arrivò nella sua cella, vide due ladri con un mulo che stavano caricando le ceste sul mulo, e disse: sentite, vi posso dare una mano? E così collaborò con questi due ladri a caricare le ceste sul mulo. Quelli tutti grati chiesero: chi sei tu? Il padrone delle ceste. Viveva il Vangelo in pienezza. Perché? Perché Dio è amore. Rinuncia a se stesso ma salva te. Dio non ha mai giudicato nessuno. Dio non ha mai deciso di mandare uno all'inferno. Perché chi ci va? Ci vuole perché vuole, rifiutando l'amore che Dio gli dà. E lo rifiuta coscientemente, volutamente, liberamente. Gesù Cristo è la manifestazione visibile di Dio. È l'amore di Dio verso di noi. Per cui San Paolo nella lettera a Tito, un bellissimo brano che leggiamo la notte di Natale, dice: è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. È apparsa questa grazia che c'era dall'eternità, ma che l'uomo non conosceva. Ma questa grazia si è resa visibile a noi nella umanità di Gesù. Per cui in quell'uomo, nato dalla Vergine Maria, che aveva bisogno di mangiare e di bere, anche se qualche volta faceva digiuni di 40 giorni, che aveva bisogno di riposare, quell'uomo era figlio di Dio. Cioè in quell'umanità c'era presente fisicamente, corporalmente, San Paolo dice: in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi in lui avete parte alla sua pienezza. Per cui chi è Gesù? Figlio di Dio fatto uomo. È Dio. Lo strillo, fratelli, perché oggi nella Chiesa c'è un certo timore a dirlo, un certo pudore
è Dio. Gesù è figlio di Dio. Per questo dice Gesù stesso nel Vangelo: il Padre vuole che tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. E quando gli ebrei lo vogliono mettere a morte, Gesù chiede: ho fatto tante opere in mezzo a voi, per quale di questi mi volete mettere a morte? Non ti mettiamo a morte perché hai fatto delle opere, ma perché essendo uomo ti fai Dio. E un grande rabbino dei nostri giorni, studiando il Vangelo e leggendo le parole del Vangelo, leggendo come Gesù si pone al di sopra della legge, perché è lo spirito della legge, è lo spirito che dà vita, come San Paolo, Gesù, il Signore, è lo spirito datore di vita, e Gesù aggiunge: le mie parole sono spirito e vita. Questo grande rabbino ha detto: io non credo in Cristo, però devo ammettere che solo uno che è Dio può parlare in quel modo. Solo uno che è Dio può parlare in quel modo, perché queste parole sono da Dio. Solo Dio le può dire, solo Dio al di sopra della legge,